Buongiorno ragazzi, oggi ho deciso di filmare questo video in cui gli youtuber decidono e comandano la mia vita per 24 ore. Ho chiesto a diversi youtuber di scegliere la mia giornata e quindi oggi dovrò seguire alla lettera tutto quello che mi dicono, quindi sia per quanto riguarda il cibo, l'abbigliamento, gli orari, insomma, tutta la mia vita per 24 ore sarà condizionata completamente da loro e spero veramente siano stati buoni. Quindi sono le, vi faccio vedere in questo momento le 10:15. Mi sono svegliata puntualmente alle 10. Sono andata subito a prendere la videocamera. Non so se riuscite a vederlo l'orario. 10:15. Penso si veda. Io solitamente sono una super dormigliona, ma oggi mi sono dovuta svegliare alle 10. Questo è stato l'unico video che ho controllato già ieri sera in modo da sapere a che ora mettere la sveglia oggi. Perché Carlita ha deciso che io dovevo svegliarmi oggi alle 10. Perlomeno, devo essere sincera, non è stato così difficile perché siamo tornati ieri pomeriggio praticamente dalle Maldive, dove eravamo 3 ore avanti, quindi se adesso in Italia sono le 10, in realtà per il mio corpo che è abituato al fuso orario di una settimana alle Maldive sono le 13, quindi teoricamente sto seguendo alla lettera la challenge, ma un minimo imbrogliando, visto che appunto sono più o meno ancora abituata al fuso orario, mi sono addormentata a mezzanotte, che teoricamente per noi erano le 3. Ma andiamo a vedere il video di Carlita in cui mi dice che devo svegliarmi alle 10, così vedete che non ho barato e sono stata brava. Ciao Nicole, grazie per avermi chiesto di partecipare nuovamente al tuo video, è veramente un onore per me, quindi ti mando subito un bacione ancora prima di iniziare. Mando un bacio a tutti e ti dico che secondo me dovresti svegliarti tardi con calma, col sorriso. Non c'è cosa più bella che svegliarsi senza sveglia, però diciamo che né tardi né presto. Io direi alle 10, secondo me le 10 è un orario perfetto, così puoi goderti la mattinata, però svegliarti riposata. Allora, un bacione anche a te, Carlita, sei sempre dolcissima e ti ringrazio tanto. Purtroppo non l'ho ancora incontrata dal vivo, ma ci sentiamo spesso via messaggio. Quindi grazie mille a te per aver partecipato a questo video e grazie mille per avermi, insomma, per non avermi detto di dovermi svegliare tipo ad un orario indicibile per me, tipo alle 7. Non so se lo sapete, ma non voglio dire per noi youtuber, perché so che non è per tutti così, ma per me sono sempre stata un animale notturno, diciamo, svegliarmi presto è sempre una tragedia, ma appunto oggi rispetteremo assolutamente e quindi non tornerò a dormire, nonostante non sia semplicissimo, perché sono un po' tentata, ma assolutamente no, non tornerò a dormire, adesso mi sveglio e iniziamo subito la giornata con produttività, mi metto a montare il video che ho caricato in viaggio quando stavo tornando dalle Maldive e tra un po', perché adesso non ho ancora fame, ma tra un po', a metà video più o meno, faremo colazione e la colazione la deciderà Lolla, che è un'altra youtuber, come ben sapete. Comunque, vi metterò i link di tutti gli youtuber che hanno partecipato a questo video qui sotto nel box informazioni, così se vedete uno youtuber che ancora non conoscete, eccetera, eccetera, volete insomma andare a curiosare nel suo canale, troverete tutto qua sotto nel box informazioni. Quindi, let's go, alziamoci, così vedete che non imbroglio. Ah, che strano svegliarsi alle 10, mamma mia, penso che non succedeva. No, vabbè, in vacanza ci svegliavamo presto per poter andare a fare colazione, in realtà. Ma altrimenti io veramente a casa, cioè, non mi sveglio mai alle 10, anche perché di solito lavoro al computer tipo fino alle 3, 2, 3, 4 di notte o di mattina. Quindi è veramente una tragedia. Ma oggi ce la faremo. Attivato il robot aspirapolvere, se sentite il casino è lui, e sono al montaggio del video. Sono quasi le 11 ormai, sono a buon punto con il montaggio e penso proprio che tra un po' andrò a prendere la colazione, che ancora non ho idea di che cosa sia e mi sto spaventando sinceramente, perché sapete che i miei gusti per quanto riguarda l'alimentazione sono molto difficili. Faccio prima a dirvi tipo quello che mi piace piuttosto che quello che non mi piace, e questo dice tutto, e non sto scherzando nemmeno, purtroppo è abbastanza tragico, sì. Quindi andrò avanti ancora un pochino e dopodiché penso che passeremo alla colazione. Spero sia qualcosa che ho in casa, altrimenti andrò insomma a prendere qualsiasi cosa Lolla abbia deciso che io devo mangiare a colazione. Nel frattempo mi è arrivato un pacchetto da Kiko, che vi farò vedere presto nelle stories su Instagram.
il mio Instagram, lo trovate come al solito qua sotto nel box informazioni, oppure cercatemi come kissandmakeup01, perché lì ci sono sempre un sacco di cosine che non vedete qui su YouTube, ma ho un po' di fame e quindi direi che è arrivato il momento di andare a fare colazione, anche se appunto non so che cosa mi aspetta. Vediamo il video di Lolla e vediamo che cosa devo mangiare a colazione, perché oggi decide lei. Ciao cara, come stai? Ben svegliata. Sono qui per dirti come fare colazione. Allora, forse ti pentirai, perché non penso che ti piacerà esattamente tutto quello che ti dirò. Però ho pensato, facciamo mangiare a Nicole quello che mangio io la mattina attualmente. Dunque, io non posso iniziare la mia giornata senza un caffè espresso amaro. So che non ti piace molto il caffè, però... caffè espresso amaro, un yogurt di soia bianco senza zucchero con il muesli. Ti concedo un po' di cioccolato nel muesli, ok? Non odiarmi? Ciao! Ok, allora, mamma mia, caffè espresso amaro, Lolla, Lolla, aiuto! Non ho mai bevuto un caffè espresso nella mia vita, figurati amaro, ok? Ovviamente è una cosa che non ho, cioè, nel senso, in realtà penso di averlo il caffè ed ho anche la moka, solo che io non sono capace di prepararlo, appunto, perché non l'ho mai bevuto nella mia vita. E non ho nemmeno lo yogurt di soia, quindi devo assolutamente andare giù al supermercato e sperando di trovarlo. E il muesli ce l'ho, e grazie per avermi concesso un po' di cioccolato nel muesli. Non credo di avere una barretta di cioccolato, ma la comprerò così potrò metterci qualche pezzettino. E lo yogurt di soia, Lolla, devo dirti che non l'ho mai provato. Però mi piace il latte di soia e molto spesso mangio prodotti che comunque contengono soia, quindi penso che mi piacerà, spero di trovarlo. E però per il caffè, per il caffè non sono per niente contenta, però giustamente tu dici questa è la mia colazione, Nicole, provala, magari ti piace. E io per questa challenge farò assolutamente, andrò al bar e mi farò preparare un espresso, perché io appunto, anche se avendo le cose non sono assolutamente capace, e ci proverò solo per te, solo per te, solo per questa challenge, solo per YouTube faremo questa colazione, che decisamente non è una colazione stile Nicole. Ne ho trovati due di yogurt alla soia bianchi, non sono proprio 0% di zuccheri, ma sono assolutamente bianchi e appunto 100% vegetale soia. Prenderemo, quale prendiamo? Prendiamo questo Valsoia, dai. E ho preso anche una tavoletta di cacao al 70% fondente. Eccolo ragazzi, preso il nostro caffè espresso amaro da portare via. Yes. Tornata a casa e ho rimesso il pigiama, non giudicatemi. Adesso prepareremo la nostra colazioncina e volevo anche ringraziare Lolla, perché non l'ho fatto poco fa, ma volevo ringraziare anche lei in modo speciale per aver partecipato a questo video. Lei l'ho vista spesso di persona e sono sempre contenta di rivederla, spero di rivederla presto. Questo è il nostro bottino per la colazione, appunto. Quello che mi preoccupa di più, ovviamente, e il caffè, neanche a dirvelo, lì ci sono i gatti. Devo dire che adesso Max fa un po' meno dispetti a gatta Stellina, vero Max? Bravo, bravo gatto Max. Ciao, gatta Stellina. Comunque, mettiamoci al lavoro, prepareremo lo yogurt con il muesli che dovrei avere. In realtà c'è sempre un casino nella mia dispensa, ma il muesli c'è, eccolo qua. Ok, allora, yogurt. Questo si lecca sempre, andiamo. Non è niente male, Lolla, ti dirò. Mi hai fatto scoprire qualcosa di nuovo, perché lo yogurt alla soia, di soia, non l'avevo mai assaggiato, ma non è niente male. Versiamo il tutto, anche se penso che questa tazza sia un pochino troppo grande. Il nostro muesli. Ok, adesso vado ad aggiungerci anche qualche pezzettino di cioccolato. Non hai specificato, Lolla, quale cioccolato, quindi però ho immaginato che essendo una colazione a basso livello di zuccheri avrei dovuto prendere un cioccolato fondente, e quindi ho preso questo appunto della Lindt, 70% cacao fondente intenso, che non è niente male, eh? È anche sottile, quindi facile da spezzettare, direi.
La colazione che hai scelto tu per me, Lola, è pronta. Yogurt di soia con muesli e pezzettini di cioccolato e poi il caffè espresso amaro. Naturalmente lì, ragazzi, insomma, siamo a Trieste. Sarei tentata di mangiare prima lo yogurt, muesli e cioccolato perché è sicuramente buonissimo, ma penso che forse come tecnica mi convenga bere prima il caffè, che sicuramente non mi piacerà, e poi, tra virgolette, sciacquarmi la bocca, cioè migliorare il gusto che avrò con lo yogurt. Ok, allora, già dall'odore posso dirvi che non mi piace. Questo è il caffè, assolutamente senza latte né zucchero, perché bisogna seguire le challenge alla lettera, altrimenti arriva la challenge police. Mi hanno dato anche questo cucchiaino, questa specie di coso, per mescolare, ma non so che cosa devo mescolare visto che non c'è nient'altro che caffè. Piccola prova. Ma è super amaro, mio Dio, non mi piace per niente. Ok, allora facciamo così, tappiamoci il naso e buttiamo tutto giù. Che poi, Lola, potevi almeno dirmi un ristretto? Cioè, tantissimo. Ok, ragazzi, è la prima volta che bevo caffè nella mia vita, non so se rendo l'idea. Oh mio Dio, ha un sapore stranissimo, molto amaro, strano, un po' rancido. Scusatevi, amanti del caffè di tutto il mondo, perdonatemi, ma io non sono, cioè, sicuramente so anche che questo è un marchio ottimo di caffè, ma è proprio il caffè in sé che a me non piace. Ok, finiamolo, finiamolo, siamo a metà più o meno. Mamma mia, oh. Comunque, la prova è qui, l'abbiamo finito, ultima goccia. Oh, una cosa posso dirvela, mai più nella vita, mai più nella vita, non fa proprio per me, anche se però, devo dire la verità, mi sento super sveglia tutto ad un tratto, cioè la caffeina evidentemente ha i suoi effetti su di me. Wow, no, ok, adesso potrei fare mille cose, se prima ero ancora un po' addormentata, adesso sono super 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 sveglia. Andiamo subito a mangiare lo yogurt con la cioccolata, vi prego, perché devo togliermi questo sapore terribile dalla bocca. Decisamente meglio. Questo non è niente male. Questo yogurt alla soia è stata una scoperta. Quando filmo le challenge faccio sempre scoperte molto interessanti. Finito tutto, ragazzi, slurpato tutto, era buonissimo, provatelo. Adesso continuerò il montaggio del mio video e mi sa che il prossimo step di questa challenge sarà come dovrò vestirmi, perché appena avrò finito il video farò una doccia e ovviamente mi vestirò, e ho fatto scegliere a Vanessa come dovrò vestirmi, e quindi sì, insomma, sarà molto interessante perché ha appena smesso di piovere fuori, quindi spero che l'abbigliamento sarà adatto al tempo, al meteo che c'è in questo momento, anche perché vi devo dire la verità, ho chiesto a tutti questi youtuber di aiutarmi a filmare questa challenge, però tipo diverse settimane fa, quando faceva un pochino più caldo, quindi sicuramente c'è un po' di difficoltà in questo senso, ma rimarremo fedeli e seguiremo la challenge al 100%. Aggiornamento, il video è finito, finito il montaggio, l'ho caricato e adesso ho fatto anche la doccia. Devo dirvi la verità, però non sto benissimo perché il caffè mi ha fatto sinceramente parecchio parecchio male. Ho lo stomaco completamente sotto sopra e, a parte che sono iperattiva, però sento lo stomaco che non sta bene e penso sia stato proprio il caffè, perché una dose di caffeina così potente, non diluita, che il mio corpo non aveva mai provato nella sua vita, a stomaco vuoto peraltro, non mi ha fatto per niente bene e mi fa parecchio parecchio male lo stomaco. Spero che mi passi tra un po' quando pranzo,
Però sì, per questo non credo che berrò mai più caffè nella mia vita, neanche caffè e latte proprio, cioè io non lo sopporto. Adesso però è arrivato il momento di vestirmi, perché ovviamente ho fatto la doccia, adesso mi vesto e bisogna vedere come devo vestirmi, perché questo lo deciderà Vanessa. E lei, con lei ci siamo viste diverse volte agli eventi eccetera, ed è molto molto carina e disponibile, quindi anche durante la sua luna di miele è stata così gentile da filmare questi pezzettini di video per me, per aiutarmi con questo video. Quindi andiamo a vedere insieme come devo vestirmi. Nicole, mi hai chiesto di scegliere il tuo outfit per questo video, mi fa veramente molto piacere. Allora, direi, visto che siamo in estate e fa molto caldo, un bel maxi abito, perché tra le varie opzioni è una delle mie, insomma, preferite per l'estate. Quindi direi sicuramente un bel maxi abito, fresco, leggero e colorato. Non vedo l'ora di vedere questo video, non vedo l'ora di vedere che cosa indosserai. Mando un grandissimo bacio sia a te sia anche a tutte le persone che stanno guardando questo video. Grazie mille Vanessa per il tuo video, assolutamente ottima scelta, maxi abito. Per fortuna è uscito il sole nel frattempo e fa di nuovo caldo qui a Trieste, quindi direi che è anche una scelta azzeccatissima, non potevi consigliarmi qualcosa di meglio. Forse metterò una giacchetta jeans corta, tanto per essere sicura, ma non penso nemmeno che serva sinceramente, perché fa di nuovo parecchio caldo. Quindi andiamo a decidere assieme nella mia cabina armadio, che al momento è veramente un casino, ma qualcosa troveremo, insomma. Ok, ho scelto questo maxi abito che ha la parte sopra in uncinetto e la gonna liscia e morbida. Nonostante sia appena stirato, mi basta metterlo nell'armadio che si ripiegano, cioè si riformano le grinze, non ci posso fare nulla. Ma questo sarà l'abito di oggi e adesso vorrei soltanto ancora scegliere una giacchetta jeans da abbinare, che comunque voglio che sia corta e fresca. Direi che potremmo mettere questa, che non è affatto male ed è super super corta, con le maniche, con le mezze maniche, quindi è anche abbastanza fresca. Che cosa ne dite? Abbinamento scelto, e intanto mi vesto, dopodiché sceglieremo anche la borsetta. Eccolo qui l'outfit di oggi, nel frattempo mi sono anche truccata dopo una settimana alle Maldive, che la mia pelle ha riposato, quindi è stato bellissimo tornare a truccarmi. E come ha scelto Vanessa, questo è il maxi abito di oggi. Ho abbinato appunto questa giacca in jeans corta, e come borsetta ho scelto invece, mi piace molto questo abito perché ha la schiena scoperta, e come borsetta invece ho scelto questa di Gucci in velluto morbido, che è tipo un color turchese menta. Ci siamo? E adesso però non esco, ho messo la borsa soltanto per farvela vedere, non esco perché prima pranzeremo, anzi prima devo filmare delle storie per un brand con cui sto lavorando, dopodiché invece pranzeremo finalmente, perché mi sta venendo veramente fame, anche se il mio stomaco non è del tutto a posto ancora, devo dire la verità, purtroppo. Finito di filmare le storie che dovevo finire, mandate le email che dovevo mandare, anche se non ho ancora finito di rispondere a tutte, ma finalmente è ora di pranzo, quindi direi di riempire il pancino. Ho tolto nel frattempo la giacca perché qui a casa fa parecchio caldo, ma la metterò prima di uscire perché ho visto che le temperature sono comunque sotto i 25 gradi, quindi non voglio rischiare di avere freddo, anche se guardando fuori dalla finestra vi devo dire che c'è un sole meraviglioso, infatti si vede, mamma mia, sono ok, scusatemi, ecco adesso dovreste vedermi, c'è un sole meraviglioso, quindi sicuramente è stata una scelta azzeccatissima quella dell'abito. Ma adesso che è ora di pranzo vorrei vedere che cosa dovrò mangiare a pranzo, e questo lo deciderà Carlita. Scusate il rumore di sottofondo, ma è la lavatrice, essendo tornati da un viaggio parecchio lungo abbiamo un sacco di roba da lavare. In realtà non le ho fatto scegliere che cosa dovevo mangiare perché non volevo che questo video fosse un pochino troppo simile a quello in cui gli youtuber decidevano che cosa mangio per 24 ore, ma le ho fatto scegliere se devo uscire oppure se devo rimanere a casa e mangiare, quindi ancora non so. Per questo dovevo vestirmi prima, perché non so se dovrò uscire e andare a pranzo da qualche parte oppure se dovrò rimanere qui. È veramente strano filmare questa challenge perché tipo non so nulla di quello che dovrò fare, cioè tutta la mia giornata la stanno decidendo loro e non ho la minima idea di quello che devo fare, ma adesso lo scopriamo assieme guardando il video di Carlita, appunto, perché questo, anche questa parte della giornata l'ha decisa lei.
Ciao Nicole, allora per il tuo pranzo io direi di restare a casa, quindi pranza qualcosa a casa tu di fresco, non uscire fuori perché fa troppo caldo, quindi evita le ore calde e mi raccomando stai al fresco a casa con l'aria condizionata. Buon appetito! Grazie mille Carlita, sei stata dolcissima anche qui. Effettivamente ti confermo che l'aria condizionata è accesa e sono contenta che tu abbia deciso per me che devo mangiare a casa. Uno, perché non mi andava tantissimo di andare a pranzo fuori da sola, anche un po' triste, anche se alla fine a me non è che me ne frega tanto, vado ovunque da sola, non sono una di quelle che se non è accompagnata non va da nessuna parte, ecco, questa cosa l'ho superata da un po' di tempo, e però non mi andava tanto di andare fuori da sola a mangiare, quindi sono molto contenta di farmi qualcosa a casa, anche perché devo mangiare qualcosina di leggero, proprio perché quel caffè mi ha completamente sconvolto lo stomaco. E tra l'altro, Carlita, ti voglio far vedere anche che sto indossando l'anello del tuo shop, Carlita Shop, che mi sta piacendo un casino. E adesso allora decidiamo che cosa mangiare. Qualcosa di fresco mi hai detto, quindi devo mangiare qualcosa di fresco. Allora, presumo di non poter fare un panino al salame, quindi... Allora, vediamo un po', qualcosa di fresco. Diciamo, potrei mangiare una mozzarella, che tanto questa devo finirla prima che scada. E poi salumi eviterei. Forse però, sì, ho un petto di pollo e potrei fare queste due cosine, così da rimanere sul leggero ed è sicuramente un pranzo direi fresco, anche se ovviamente il petto di pollo vado a cucinarlo, però non è niente di troppo pesante, diciamo così. Ecco qui, questo sarà il mio pranzo, un petto di pollo che si è ristretto un sacco ed è piccolissimo, che è una fettina sottilissima in realtà, una mozzarella e questo pezzetto di focaccia che mi è avanzato e che devo finire, e ovviamente la Coca Zero, ragazzi, notare la cannuccia in carta riciclabile, ovviamente Coca Zero, lo sapete che quando pranzo e quando ceno bevo sempre un bicchiere di Coca Zero, anche se nel resto della giornata bevo sempre 2 litri d'acqua, ci tengo a specificare, non bevete Coca Zero per tutto il giorno che non fa bene, ok? Quindi questo è il mio pranzetto, lo so che per molti di voi è misero, ma queste sono le mie doti culinarie, che cosa vi devo dire? Comunque almeno, a parte la focaccia, è un pranzetto abbastanza fresco, diciamo, dai! Buon appetito! Pranzetto finito e adesso mi sento di nuovo in difficoltà perché non so cosa devo fare. Ho fatto scegliere a Marta che cosa devo fare questo pomeriggio, quindi non so se devo uscire, perché le ho chiesto cosa devo fare, devo stare a casa, devo uscire, fare shopping, stare a casa, lavorare, che cosa devo fare. E adesso vedremo assieme che cosa ha scelto per me. Con Marta non ci siamo mai incontrate, ma è molto molto carina e spero di poterla incontrare dal vivo presto, ma ci sentiamo spesso in realtà, sempre via messaggio, vediamo. Ciao Nicole, come stai? Oggi pomeriggio mi piacerebbe che tu uscissi e comprassi qualcosa che desideri da tempo, quindi sono veramente molto curiosa di vedere cosa prenderai. Un bacio. Marta, grazie mille, un bacio grandissimo anche a te. Sinceramente ci sto pensando, ma non ho idea di che cosa io potrei comprare oggi. Allora, perché Marta, tu mi hai detto che devo comprare qualcosa che desidero da tempo e onestamente proprio non ho la minima idea, cioè avrei diverse idee in realtà di cose che vorrei prendere, che desidero da tempo, ma sono tutte cose che non si trovano a Trieste nei negozi, ma potrei acquistarle soltanto online. Quindi penso di poter andare a fare un giro e vedere se c'è qualcosa che magari desidero da un po', ma magari in questo momento non mi viene in mente. Però mi sto mettendo veramente in difficoltà, mannaggia, perché purtroppo spesso, anzi praticamente sempre, non faccio shopping a Trieste nei negozi, prendo sempre tutto online, proprio perché qui, uno, la scelta non è tantissima, due, trovo che sia molto più semplice fare shopping online, ormai sono abituata, quindi faremo un giro. C'è un negozio in particolare che mi viene in mente, che potrei andare a vedere, che come marchio ha Saint Laurent, che io non so pronunciare come al solito, ma avete capito di quale marchio si tratta. E forse una cosa che vorrei prendere da tempo è un nuovo porta bancomat e carte di credito, perché quello che ho, che è sempre di Saint Laurent, però è rosa e si è un sacco macchiato e scurito nel tempo perché è usato, quindi forse potrei prenderne uno nuovo. Direi di andare in quel negozio e vediamo, questo potrebbe essere una cosa che desidero da un po'. Ok, sono davanti al negozio di cui vi dicevo e ho visto che è aperto, perché mi è venuto il dubbio perché è lunedì, invece no, è aperto,
very very happy, vedo già delle cosine che mi piacciono, ma siamo qui appunto per il portacarte, perché è quello che desidero da un po'. Andiamo a dare un'occhiata, non so se potrò filmare all'interno, ma ci provo, altrimenti vi aggiorno non appena esco. Ok ragazzi, acquisto fatto. Alla fine non avevano portacarte di credito eccetera, ma ho preso una pochette molto carina che tenevo d'occhio da tempo, non l'ho mai presa perché mi dicevo sempre vabbè, di pochette Saint Laurent ne ho una, però in realtà è completamente diverso perché questa va portata a mano, ha il laccetto da mettere sul polso. Comunque ve la farò vedere tra un po'. Acquisto fatto, grazie Marta che mi ha dato la possibilità, insomma, che mi ha dato questa scusa molto valida per fare questo acquisto di shopping oggi. Mi ha fatto molto molto piacere, sono contenta. E sera ragazzi, sono tornata a casa, mi sono messa il pigiama, oltre ad aver fatto il mio super acquisto, sono passata anche a prendere due pacchi che mi sono arrivati mentre ero via e che non hanno recuperato per me, gli altri erano tutti qui. Ma volevo farvi ovviamente vedere il mio acquisto. Ho acceso, accendiamo anche questa luce perché purtroppo è la sera qui nel mio studio, se non accendo le luci professionali queste di solito è tutto molto buio, e vi faccio vedere. Tantana. È un po' anche un unboxing questo, e devo dire non sarei andata a prenderla se non fosse stata parte della challenge. Alla fine ho visto il portamonete che avevano, ma non mi convinceva tantissimo, e poi ne volevo uno un pochino più piccolino perché questo aveva un po' lo spazio anche per le banconote, io ne volevo uno che fosse appunto soltanto per le carte. E poi, visto che mi è sempre piaciuta questa fantasia, mi è sempre piaciuta questa pochette, mi sono detta cavolo, che tra l'altro costava meno la pochette rispetto al portamonete che era molto più piccolino, quindi mi sono detta cavolo, ed è un sacco che la guardo perché questa è un classic, quindi era da un po' che la conoscevo questa pochette, e quindi mi sono detta ok, questa è proprio l'occasione giusta, e quindi Marta grazie ancora davvero. Vi faccio l'unboxing. Questa è la scatola, la dust bag, e qui con una mano non è per niente semplice ragazzi, e qui c'è lei, può essere indossata ovviamente sia a mano con senza gancio, quindi così. Ok, che la trovo molto molto elegante, e nonostante sia una pochette ragazzi non è per niente piccolina, ci sta più roba che in altre mie borsette, devo essere sincera. E tipo i wallet on chain Chanel sono praticamente la metà, oppure si può indossare appunto anche così sul insomma con il laccetto, e mi piaceva troppo, la vedevo da troppo, e visto che alla fine ho non tantissime ma diverse, voi lo sapete, la mia collezione la conoscete quasi meglio di me, ho diverse borsette nere, e quindi quando vedo una borsa nera che mi piace dico sempre cavolo no, ma comunque ne ho tante di quel colore eccetera, però alla fine sono quelle che uso di più, e di pochette nere da sera avevo solo l'altra Saint Laurent, che però è completamente diversa e anche quella è più piccola, quindi sono super 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 felice per questo acquisto. Magari farò una fotina quando faccio un acquisto grosso come questo, e voglio sempre postare una fotina dedicata su Instagram, non so mai se vi piacciono le fotine solo appunto magari di un acquisto o di un unboxing oppure no, fatemi sapere che sono curiosa. Se volete l'unboxing vi faccio l'unboxing, se volete una fotina dedicata a lei vi farò una fotina dedicata a lei, e visto che io sono pazza quando faccio un acquisto lo lascio nella scatola per un po' di tempo, non chiedetemi perché ma non sono normale, lo so, e quindi la rimetteremo nella sua scatolina, forse perché poi l'acquisto sembra più fresco per diversi giorni, quindi lasciamo così. Ora direi che è arrivato il momento della cena ed ho chiesto a Chiara, che ringrazio per aver partecipato a questo video, voi lo sapete noi siamo amiche, e spero sempre di rivederla presto, forse ce la facciamo tra non tantissimo a Milano perché mi chiedete sempre di fare video con lei, quindi speriamo di riuscirci molto molto presto sia per il mio canale che per il suo. E nel frattempo andiamo a vedere, perché oggi è stata lei a decidere sia se devo ordinare qualcosa a casa o se devo mangiare fuori, mi sa che le ho chiesto, e io mi sono già rimessa il pigiama tra l'altro, questa potrebbe diventare una tragedia, no, le ho chiesto se devo preparare qualcosina a casa oppure ordinare, questo le ho chiesto, ok, quindi almeno posso tenere il pigiama, non devo riuscire, perché è veramente veramente strano quando la tua giornata non la controlli tu, cioè mi sembra come di ritornare bambina e devo aspettare quello che mi dicono gli altri, quindi adesso andiamo a vedere che cosa ha deciso per me Chiara.
Ciao tesoro, allora assolutamente per questa sera a cena cibo da asporto, cosa che farò anch'io, e ti direi di prendere il sushi perché sarà la stessa cosa che mangerò anche io oggi. Un bacione! Grazie mille Chiara, un bacione grandissimo, ma anche a te spero di vederti presto. E ottimo come scelta, visto che sai bene che è il mio piatto preferito. So che il sushi piace moltissimo anche a te. Sono ben contenta di esaudire questa richiesta e seguire questo challenge in questo momento. Con il caffè non l'ero tantissimo, ma devo dire che poi la giornata è notevolmente migliorata. Quindi adesso andrò su Just Eat, ordino sempre su Just Eat, e dal mio ristorante preferito farò un super ordine di sushi. E mi sta venendo voglia anche di zuppa di miso, quindi top direi. Ok, ordine fatto, ho preso 5 nigiri a salmone, osomaki con salmone fritto, uramaki Philadelphia salmone e una zuppa di miso, e adesso aspetto che mi arrivi. Yum. Eccolo, arrivato il mio sushi ragazzi. Ho preso 5 nigiri al salmone, ormai penso che un po' li conosciate i miei gusti. Poi ho preso gli osomaki al salmone fritto e poi il roll con salmone e Philadelphia, eccoli qua. E poi anche la miso soup. Buon appetito! Ok ragazzi, sto per andare a nanna, ormai è tardi, devo ancora struccarmi, quindi è meglio che io vada, zero voglia come al solito di struccarmi. Comunque questa challenge è stata molto interessante. È stato più che altro stranissimo il fatto di non sapere che cosa fare, quindi, e di lasciare tutto nelle mani di degli youtuber, in questo caso, che hanno deciso un sacco di cose per me in questa giornata. Quindi è stato interessante, strano, bizzarro e divertente. Quindi a tratti tragico, ma tutto sommato divertente. Spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi aspetto, ciao!